Bentornati alla Boulder Factory Climbing Class, oggi vi voglio parlare e che col tempo è diventata una vera e propria ricerca della difficoltà con un certo tipo no. Bentornati alla Boulder Factory Climbing Class, oggi vi voglio parlare di una disciplina un pochino diversa dal solito. Rappresenta tutto quello che concerne il mantenimento della purezza e dello stato originario della roccia e stiamo parlando dell'arrampicata trad. L'origine dello stile trad arriva sostanzialmente dall'alpinismo, dove ai tempi non veniva preso in considerazione il concetto di libera, ovvero di arrampicare senza tirare i chiodi, quindi senza tenersi all'attrezzatura che si piazzava in parete. Si seguivano soltanto linee logiche, ovvero linee dove la roccia stessa palesemente offriva delle linee per poter arrivare in cima. Difficilmente si passava su grandi pareti lisce senza qualcosa che potesse assomigliare a degli appigli anche minimali. Quindi si seguivano fessure, seguivano diedri, seguivano tutte queste linee logiche e si piazzavano tutte le protezioni durante la salita. Immaginatevi cunei di legno, chiodi piantati a mano, fettucce. Tutta questa attrezzatura qua serviva ovviamente a, tra virgolette, proteggersi in caso di caduta. Però comunque voi immaginatevi che cosa poteva voler dire cadere su una protezione, magari su un cuneo di legno oppure magari su una fettuccia messa in un punto che proprio non dava così tanta sicurezza, oppure su un chiodo che magari poteva non essere piantato alla perfezione. Immaginatevi voi come poteva essere vista l'arrampicata di per sé. Era più un'avventura finalizzata alla sopravvivenza, se così vogliamo definirlo. Col tempo si è iniziato a sperimentare questo stile di arrampicata, ovvero questo modo appunto di proteggersi verso una ricerca della difficoltà. Quindi non più magari su grandi pareti e non più per forza con l'obiettivo di arrivare in cima, ma con un obiettivo più incentrato alla ricerca della difficoltà. Quindi non necessariamente appunto su grandi pareti, ma anche su monotiri, anche su sassi, anche su pareti più basse. Tutto per cercare di trovare la via difficile, mantenendo la purezza del non lasciare protezione, non lasciare materiale sulla roccia una volta che si è smesso di arrampicare.
La ricerca della difficoltà in stile trad che si è iniziata a praticare in Yosemite ha influenzato poi tutto il mondo arrampicatorio, in modo particolare la Gran Bretagna. Lì veramente si è iniziato a sviluppare la filosofia del trad in modo davvero davvero denso, tant'è che ancora oggi in certe zone della Gran Bretagna è proprio bandito lo spit, è bandito la filosofia del bucare la roccia. Si arrampica soltanto con l'idea di mantenere la roccia intonsa una volta che si è smesso di giocare con essa. In relazione all'arrampicata trad inglese non posso assolutamente non citarvi il famosissimo intramontabile film Hard Grit, che se non avete visto ve lo straconsiglio, ve lo lascio in descrizione perché dovete assolutamente vederlo, che racconta questo stile di arrampicata in un modo fantastico, scomodando scalatori del calibro di Johnny Dawes, di Ben Moon, di Leo Hulding, di Jerry Moffat, e con linee pazzesche tipo Meshuga, Master Edge, Paralogism, Fat Slapper e molte altre. Ve lo consiglio vivamente e se non sapete dove trovarlo vi lascio il link qua sotto in descrizione e non perdete tempo se ancora non l'avete visto. Se vi state chiedendo com'è che si pratica questa disciplina, beh, voi immaginatevi di vedere una parete, alta o corta che sia, questo non importa, che volete scalare senza mettere protezioni fisse, quindi senza spit, senza l'utilizzo di una chiodatura precedente. Si sale soltanto piazzando le protezioni dove la roccia offre. Quindi, quali tipo di protezioni dobbiamo mettere? E a questo ci arriviamo tra poco. Ovviamente ci sono vari stili e vari modi di salire. Quello, diciamo, che rappresenta la massima espressione della prestazione è la salita piazzando le protezioni dal basso, ovvero io parto con tutta la mia attrezzatura sulla linea che voglio riuscire a salire e mentre arrampico non solo moschettono la mia corda dentro i moschettoni, dentro i rinvii, diciamo, chiamiamoli così, dentro comunque i moschettoni che servono alla mia sicurezza, ma devo anche piazzare le protezioni nel modo corretto tale per cui un'eventuale caduta non risulti fatale, mortale, comunque dannosa alla mia salute. Quindi io devo pensare a tante cose. Voi immaginatevi quanto può durare un moschettonaggio, comunque il piazzamento di una protezione, se devo stare attento a tutta questa serie di cose, quindi il punto giusto, il punto corretto, la fessura dove si stringe nel punto giusto, il controllo eventuale che la protezione comunque non muova, il moschettonaggio della corda appunto nel moschettone attaccato alla protezione e via dicendo. Lo so cosa state pensando, c'è un aspetto mentale che è veramente più importante rispetto all'arrampicata classica, perché è la sensazione del fatto che le protezioni eventualmente potrebbero non tenere gioca un ruolo davvero importante per la salita in sé. Che tipo di attrezzatura si usa? Intanto bisogna valutare il tipo di roccia, se è calcare, se è arenaria, se è granito, ovviamente, perché ogni tipo di roccia offre un tipo di buchi, fessure diverse, e a seconda dei buchi, delle fessure che la roccia appunto offre, si piazzeranno protezioni diverse. Soprattutto anche perché il funzionamento delle protezioni cambierà a seconda del tipo di roccia sulla quale si sta arrampicando. Vabbè, comunque voi tenete presente che intanto ci sono i dadi, che sono dei dadi appunto collegati da un cavo davvero resistente. Ragazzi, l'attrezzatura usata in realtà resiste a degli strappi pazzeschi. Il problema non è la tenuta dell'attrezzatura in sé, il problema è il come si piazza questo tipo di attrezzatura. Comunque, i dadi, ovviamente, come ci si può aspettare, funzionano a incastro, quindi funzionano su un certo tipo di fessure, su un certo tipo di spazio che la roccia può offrire e che permetta di lavorare al dado incastrandosi a dovere. Ci sono i friend, che forse è l'attrezzatura più utilizzata per questo stile, perché sono appunto queste camme mobili collegati a un cavo metallico. La regolazione della chiusura, dell'apertura di queste camme mobili permettono di
entrare in fessure palesemente più piccole della loro dimensione massima, allargandosi queste camme mobili appunto all'interno della fessura stessa, permettono il mantenimento della sicurezza di un eventuale strappo verso l'esterno. L'unico modo infatti per togliere un friend messo bene è quello di ritirare appunto il cavetto metallico per far rientrare queste camme e appunto far riuscire dalla sede questi friend. Ci sono i tricam che sostanzialmente lavorano un po' come i dadi, però avendo una forma leggermente diversa, permettono l'utilizzo di questi, appunto di questa sorta di dadi, in un modo più variegato, leggermente diverso dal dado che ha un solo tipo di utilizzo. Poi ci sono i chiodi a pressione e, molto importante, ci sono anche le fettucce per ridurre l'attrito. Questo perché? Perché molto spesso, utilizzando le linee attraverso i punti che la roccia offre per potersi proteggere, non si riesce a seguire una linea perfettamente dritta. Si va un po' a destra, si va un po' a sinistra, per cui la corda, facendo dei zig zag, diciamo, potrebbe aumentare l'attrito in modo tale da rendervi difficoltosa proprio la salita stessa, se non addirittura pericolosa, perché una corda che tira e tira troppo, magari verso l'alto, una protezione che dovrebbe tenere soltanto verso il basso, magari potrebbe anche farla fuoriuscire dalla sede. Quindi è anche abbastanza pericoloso. Come si valuta una via trad? Beh, si valuta con una lettera, che è la E, e un numero che rappresenta il grado di pericolosità, il grado di difficoltà nell'appiazzare le protezioni. Sostanzialmente questa lettera coincide sempre con la difficoltà che è rappresentata dal numero e dalla lettera A, B e C, così come nell'arrampicata classica. Perché è strettamente legato? Perché è molto facile, esempio E9, 6C, è molto facile che il grado alto, elevato di pericolosità e quindi di mancanza di possibilità di proteggersi a dovere sia correlato alla liscezza della roccia, alla sua mancanza di possibilità di proteggersi al top. Per cui queste due sistemi di valutazione, questi due tipi di valutazione molto spesso si bilanciano, per cui E9-6C è sicuramente non meno di 8A. Per renderci conto di quanto si sta dicendo. Voi tenete presente che su un livello di questo tipo, su un grado di questo tipo, ci sarà anche un certo tipo di grado di possibilità di proteggersi, quindi di conseguenza un tipo di pericolosità e un tipo di rischio, ovviamente. Cosa da tenere in considerazione se avete intenzione di iniziare questo sport. Detto questo, io rinnovo l'invito a iscrivervi al canale, a attivare la campanellina e a chiedermi, a indicarmi, a suggerirmi tutto quello che volete qui sotto nei commenti. Per il resto, io vi ringrazio di essere arrivati fino a qua, ci vediamo alla prossima.